credito parla di erogazione di prestiti all'1%. Vi ricordate che ci siamo tanti lamentati quando la BCE ha dato i soldi alle banche, poi le banche non le hanno riversate sul territorio all'1%? Benissimo, visto che c'è una difficoltà in Italia del sistema creditizio, la regione eroga direttamente al commerciante, al negoziante, all'artigiano, a tutti coloro che vogliono investire su questo territorio, con piccole somme, 5-10 mila euro per quello che sono le persone fisiche, 10-25 mila per quelle che sono le imprese. È un tasso assolutamente interessante con la restituzione a 60 mesi. Così come fare impresa 2? Beh, fare impresa 1, noi l'anno scorso, io sono stato con Paolo quando l'abbiamo presentato a Vasto, al Centro Servizi Culturali di Vasto, ha avuto una rispondenza enorme. Nella nostra città sono stati finanziati 3 progetti da 80-100 mila euro a fondo perduto, quindi sono partite 3 iniziative grazie a fare impresa 1. E quindi si ripete nel meglio, poi spiegherà Paolo, perché si innalzano i limiti del fondo perduto fino a 80 mila euro e quindi è fino al 75% di contributo. Quindi un'altra risposta che speriamo sia importante come quella data lo scorso anno per fare impresa 1 e per dare subito una rispondenza alle tante aziende, ripeto, che ce lo chiedono e che ce lo danno. Assessore regionale al lavoro insieme al Presidente della Commissione Industria Nicola Argirò qui a San Salvo per l'Info Day, per spiegare ai giovani cosa in particolare? Ma intanto sono stati bravi questi sindaci di Villa Alfonsina e San Salvo, hanno capito che ci sono dei bandi regionali importanti come il microcredito e fare impresa 2 e quindi questa è un'opera di divulgazione. Microcredito serve per i microimprenditori, per chi microimprenditore deve diventare, per gli autonomi, per chi autonomo deve diventare ed è un contributo fino a 25.000 euro con il tasso di restituzione all'1%, cioè quello che spesso le banche non danno ai nostri piccoli imprenditori. E con la garanzia vostra, della regione. No, no, non è con la garanzia nostra, è il tasso di restituzione 1%. Cioè siamo partiti dal presupposto che tante persone, giovani e meno giovani, hanno difficoltà di accesso al credito. L'accesso, le porte che sono chiuse nelle banche le apriamo noi. Perfetto, invece per l'altro, per fare impresa 2? Fare impresa 2 per tutti coloro che hanno una buona idea imprenditoriale, non hanno la benzina per far partire la macchina, finanziamento a fondo perduto del 75% fino a 80.000 euro. E complessivamente abbiamo a disposizione come risorse? Su fare impresa 2 sono 8 milioni e mezzo, sul microcredito sono 7 e mezzo, ma stiamo già lavorando per raddoppiarli e portarli a 15 milioni di euro di dotazione finanziaria. Nello specifico, assessore, si va sul sito, come si fa per i ragazzi? Allora, per quanto riguarda il microcredito, sbrigarsi, perché dal 29 si può fare domanda, si può andare tranquillamente sul sito di Abruzzo Sviluppo, che noi abbiamo delegato quale ente gestore, e quindi trovano tutto. Per quanto riguarda fare impresa 2, sul sito della regione, /FIL, cioè formazione, istruzione e lavoro, e si trova tutto. Sindaco, abbiamo appena sentito l'assessore al lavoro che ha spiegato cosa devono fare i giovani per accedere a questi due bandi, ha ringraziato lei e il suo collega di Villa Alfonsina per aver organizzato questo momento, ecco, però già la presenza di diversi giovani conferma che avete fatto bene a farlo. Beh sì, abbiamo tentato di divulgare la conoscenza di questo bando, dell'iniziativa odierna, ritenendo che era quello che doverosamente dovevamo fare, visto che questo bando costituisce un'opportunità per tutti coloro che vogliono intraprendere, fare impresa, per coloro che oggi hanno la capacità creativa e anche il coraggio di investire su se stessi. E riteniamo che i giovani più di altri debbano avere debbano cogliere al massimo l'opportunità che viene offerta da questo bando, tant'è vero che ci siamo attivati anche attraverso lo sportello Informa Giovani, consapevoli appunto che questa della regione, questo bando può essere un'opportunità soprattutto per loro.